Sentiamo questo pomeriggio il nuovo libro di Francesco De Falco che ha pubblicato qualche settimana fa, 365 giorni e 6 ore, un viaggio intorno e dentro a Carlo Nietzsche. Francesco è un docente di matematica, anche lui tra i tanti ragazzi irpini e velenesi che sono emigrati lontano dall'Irpinia, insegna a Milano. E Francesco ci spiega oggi questa pubblicazione, cosa parla di questo. Allora, cosa parla questo libro? È un po' difficile spiegare perché è un libro che parla un po' tutto della storia di un ragazzo, della storia di un giovane avellinese che è partito prima per l'università per Napoli, poi per lavoro per Milano. E perciò il tema di questo diario, perché è un diario di 365 giorni e 6 ore, cioè l'arco di un anno solare, perciò il titolo, parla proprio di un viaggio che non è solo fisico, ma anche un viaggio interiore, che ognuno di noi fa nell'arco un po' di tutta la vita, ma soprattutto nell'età della giovinezza, che va dalla fine della scuola superiore fino alla carriera lavorativa, alla ricerca di un lavoro, che me, come tanti altri ragazzi irpini, avellinesi, l'hanno dovuto trovare lontano dalla propria terra d'origine. Beh, Francesco, parlaci un po' le differenze tra Francesco e il protagonista Carlo Nietzsche. Allora, diciamo, io ho fatto un po' di tutto per separare queste due vite, questi due personaggi. Quello che viene scritto qui è Carlo Nietzsche, un ragazzo da Avellino, sì, ma ho provato di tutto per staccarlo da me, nella famiglia raccontata, non è la mia, gli amici. Diciamo che c'è un sapore autobiografico dentro questo romanzo, ma ho voluto di tutto per staccarlo. Però indubbiamente Carlo Nietzsche è una parte di me. Diciamo, è un po' quel falso io che ognuno di noi si costruisce, quella maschera che ci difende e ci protegge dagli altri, dal mondo esteriore. Ecco Francesco, siamo oggi a presentare questo libro, a fare questa intervista in un luogo non casuale, non l'abbiamo scelto così a caso perché ci trovavamo qui, ma siamo, come vedete, appartenendo a Lombardi di Avellino, lo stadio del Capoluogo Irpino, siamo dietro a due gigantografie, una della Lombardi e una della Cuba Sud. Possiamo dire, tu in questo libro, leggendo un po' qualche stralcio, parli anche di appartenenza, no? Senso di appartenenza, Sì. possiamo dire che appartengono, l'US Avellino, appartengono loro, sono il segno dell'appartenenza di questa terra, tra i segni, tra i tanti Tra i segni. tanti segni di questa terra, ma diciamo che qui ho trascorso dei momenti, forse i momenti più felici della mia vita su questo platone, no? Dal gol del Dragomolino contro il Pescara, la finale playoff contro il Napoli, il gol di Rivaldo, la promozione contro il Pisa, l'ultima promozione in Serie B, il gol di Thiam contro il Benevento all'ultimo minuto, ci sono tante Bello. emozioni, Curzo con la Salernitana. Curzo con la Salernitana, ci sono veramente tante emozioni che ho rimasto qui dentro e me le porto dietro sempre nella memoria e quando vedo invece questo stadio mi vengono ancora i brividi. Ecco, per tornare al concetto di appartenenza, no? Tu hai scritto proprio nel trafiletto l'appartenenza per tanti giovani irpini che vanno via come te, che provano fortuna altrove, e anche attraverso una squadra di calcio. Sì, Ecco, sì. se magari le generazioni passate hanno avuto ancora più questo senso di appartenenza anche grazie al terremoto, perché questa squadra poi ha dato loro un segno di rinascere, un segno di credere. L'US Avellino in questo momento cosa rappresenta per te che sei lontano? Diciamo questa analogia terremoto-immigrazione, perché alla fine io sono un emigrante come tutti, è bella, mi piace davvero perché me la sento, no? Infatti per me l'US Avellino, se prima era una squadra, no? Una squadra di appartenenza, sì, io dicevo sempre a mia mamma, no? Ora è diventata più di una squadra di calcio questa Avellino, perché per me che sono lontano, sono a Milano, vedere questi colori è forte, è quel senso di attaccamento alla mia terra d'origine che sono stato staccato un po', come ho detto, un po' come tutti.
il mondo del lavoro, quindi per me vale tanto questa, vale più oggi che sono lontano che prima, perché adesso lì non escono solo scuola di calcio, ma anche radici, famiglia, amici, tutti gli affetti lontani. Adesso va bene, Paolo, diciamo che molte parole sono anche dette da tanti come te che sono andati via, sì. Purtroppo è una tematica che lasciamo in questo momento, però va trattata anche per cercare di mantenere questi ragazzi, questi giovani a investire, a rimanere qui nella propria terra. Francesco, concludiamo. Ecco, volevo aggiungere anche che quando ho scritto questo libro, cioè io ho scritto anche della storia dell'Avellino, sì. E non è che è stato casuale che l'ho scritta, ad esempio, io quando ho parlato dell'Avellino Calcio è stato il giorno, perché è diviso in giorni, il 20 luglio, perché è una data per me, 2018. È stata una data molto significativa, 20 luglio 2018, l'ultimo fallimento dell'Avellino, quando alla fine, cioè, quel giorno mi crollò il mondo addosso, perché è vero che era il secondo fallimento, ma il primo un po' noi ce l'aspettavamo, sì. Perché poi sali, scendi dalla Serie B, Serie C e si parlava. Invece il secondo fallimento è stato una batosta, perché abbiamo toccato, poi una lo so, però abbiamo toccato il dito, la Serie A, le salvezze non più all'ultima giornata, ma salvezze tranquille, la diversa Bologna, non me l'aspettavo. Però ho deciso proprio di partire da quel giorno a parlare dell'Università di Torino, perché poi in questo libro io parlo un po' di fallimenti, no? Dei fallimenti che ognuno di noi trova nella vita, perché la vita, sappiamo, non è tutta rose e fiori. E ho deciso di parlare proprio di quel giorno, di parlare della storia dell'Università di Torino da quel giorno, perché alla fine il significato di questo libro è che dal fallimento si rialza sempre, e anche il fallimento è anche un'opportunità, è un modo per crescere come persone, come città, come comunità. Noi vediamo il fallimento come la fine di tutto, ma a volte è un po' come la fenice, no? Esatto. Il fallimento dalle ceneri si rinasce più forte. Avellino, io devo dire che io in questa società ci credo davvero tanto, si vede che investe tantissimo energie, risorse, e solo per sfortuna non siamo ancora risaliti, ma si vede che poi stiamo risalendo più forti che mai. Io spero, e se ne sono convinto, questa cosa. No, belle parole, questo del fallimento, delle risalite, è una bellissima. E poi, no? Si vede, noi alle gioie e dolori, all'amore per questi colori. Esatto. Le gioie, ok, sono cose che ci ricordiamo, ma i dolori sono quelli che ti segnano e ti danno grandi opportunità di crescere. Esatto, a questa terra di dolori, come abbiamo detto prima, ne ha conosciuti tantissimo. Esatto. Una bella tematica, diciamo, invitiamo anche a poter leggere. Ecco, e questa è una delle tematiche, e in conclusione, perché, diciamo, diresti a qualche amico, a qualcuno, leggete 365 giorni a seguito? Leggetelo, perché allora, quando l'ho scritto, io l'ho iniziato a scrivere questo libro, erano fogli volanti buttati così per caso, quando un po' a proposito di fallimenti, no? Ero uscito dalle scuole superiori, le scuole superiori belle, di via, che poi esci dalle scuole superiori e ti senti perso, il dubbio, i fallimenti, cominci ad avere i primi fallimenti, fallimenti in amore, nella vita, quotidiano. Dei fallimenti anche nella vita professionale, all'università, quando ho incominciato, lasciai ad esempio la facoltà di ingegneria perché non riuscivo a superare quegli ostacoli. E poi ci fu un incidente stradale che fu la prima volta che ebbi la consapevolezza un po' della morte, no? Quello fu un po' il punto più basso. E da lì ho voluto risalire, no? Dai miei fallimenti. Infatti questo diario, che è un diario di 65 giorni, proprio non a caso inizia non dal 1 gennaio, ma dalla data del il giorno dopo ho avuto un incidente, cioè il 23 gennaio, il 22 gennaio un incidente, il 23 inizia il diario, proprio perché è dai fallimenti che si inizia. E perciò consiglio di leggere questo romanzo per dire: tu non sei solo, non siete soli,
ci sono passato anch'io e se ce l'ho fatta io sono sicura al 100% che ce la potete fare anche voi. Bellissima, bellissima considerazione, Francesco. In bocca al lupo per il libro. Grazie, Grazie evviva il per... lupo. Esatto, bravo. Evviva il lupo. Grazie per questo tempo Grazie, grazie a te. e alla prossima. Grazie, Ciao. ciao.